Ma ciao a tutti e bentornati qui su Apple Caffè, come state? Io sono ancora incredula per qualcosa che sono riuscita a fare praticamente in 3 secondi con un'applicazione per iPhone di cui inizialmente non avevo proprio capito il senso. Dopodiché, solo per curiosità, mi sono messa a provarla e mi sono resa conto di quello che si poteva fare. Ora, di applicazioni strane, particolari, ne conosciamo tante e ne abbiamo viste anche tante in questo canale YouTube. Quindi in teoria non dovrebbe più stupirci nulla. Questa mi ha stupito, vi faccio vedere perché. Innanzitutto l'applicazione è questa qui sotto, questa con questa spirale qui, si chiama HyperDrost o Droste come diremmo noi, e ve ne metterò il link per scaricarla dall'App Store se siete interessati sotto al video di YouTube nell'info box. Vi faccio un esempio veloce di quello che è in grado di fare e che potete pubblicare su tutti i social che volete, compreso Instagram, Facebook, eccetera. Un piccolo esempio, questo in realtà è più banale. Questo, che si chiama effetto Drost, sarebbe la riproduzione in piccolo di un'immagine dentro se stessa infinite volte, come quando mettiamo due specchi uno di fronte all'altro. Le immagini sono moltiplicate infinite volte, sempre più piccole dentro se stesse, nel riquadro di se stesse. In questo caso io vi faccio vedere adesso dalle immagini riprese in dettaglio come ho fatto, però basta avere una foto in cui c'è un qualsiasi soggetto, in questo caso ci sono io stessa, e possibilmente all'interno della stessa immagine avere un qualche cosa di geometrico da cui partire per rendere più definito e contestualizzato questo effetto Drost. Io in questo caso avevo uno specchio ovale che mi inquadrava e quindi sono in più avevo in mano l'iPhone e quindi sono potuta partire da lì. Tra l'altro questo effetto che avete visto, che è ipnotico, c'è cioè praticamente all'infinito la mia immagine che si ripete partendo da ciò che sostengono le mie mani, che poi nella realtà era un iPhone, invece con questo effetto diventa la mia immagine stessa. Questa stessa immagine, proprio in un secondo, la possiamo cambiare e ottenere tantissimi altri effetti, ancora più suggestivi e strani, per esempio questo. Ma adesso vediamo in dettaglio come si fa. Ho preso questa che era la fotografia di partenza e l'ho importata in questa applicazione HyperDrost. Quindi si apre l'applicazione, si va a scegliere la fotografia dalla quale partire e già subito, appena viene selezionata da voi la fotografia dal rullino, c'è una prima proposta di effetto Drost, proposta che può quasi sicuramente non essere precisamente quello che avevate in mente. Io che cosa ho fatto? Sono andata innanzitutto a bloccare l'animazione per capirci qualche cosa, altrimenti sarebbe difficile. Dopodiché bisogna andare a modificare la forma, quindi andiamo su Shape per modificare il punto di partenza di questo effetto Drost. Io voglio che l'effetto Drost parta e vada quindi a sovrapporsi al punto in cui ho in mano l'iPhone, quindi vado a cambiare il fulcro, quindi il punto iniziale, per rendere più verosimile possibile il fatto che io abbia in mano questo specchio che riproduce me stessa, però insomma si va a spostare questo centro, vedete, da qui da sempre. Andiamo poi a togliere, se non ci piace, questa riga, questa parte nera con cui viene circondata la cornice dello specchio deformata, quindi andiamo sull'outline. Qui c'è la possibilità di usare varie opzioni, quindi una linea normale, una linea più sottile. Io non voglio nessuna linea perché già fa da linea la cornice stessa dello specchio. Quello che devo fare è andare a vedere i possibili effetti da applicare. Questo effetto è fatto a spirale. Quello che invece io ho usato è senza deformazione, semplicemente una riproduzione continua di me stessa allo specchio. E questa è, se noi ora facciamo partire l'animazione, mettiamo in play, vediamo esattamente il risultato. Se voi volete potete aumentare la velocità anche. Oppure potete cambiare l'effetto, per esempio passare a questo a spirale. O ancora ce n'è uno che è abbastanza inquietante, che è questo qua. Insomma, tutta la difficoltà, cioè inesistente, è qui. Se poi volete, da questo pulsante potete andare a esportarvelo come video, come GIF animata o come immagine ferma. Potete anche decidere quanti secondi debba durare.
e poi ve lo ritroverete nel vostro rullino. Quindi se volete ipnotizzare qualcuno, ora sapete come potete fare. Bene, spero che questa dritta vi abbia incuriosito come ha incuriosito me. Se è così, ditelo con un pollice in su qui sotto al riquadro YouTube. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi gratis a questo canale, tanto basta un clic qui sotto in fondo a destra sul loghetto di Apple Caffè o dove vedete la scritta rossa iscriviti. Vi ricordo come sempre che potete trovare le nostre notizie ogni giorno nel nostro blog all'indirizzo applecaffè.net, nella nostra pagina Facebook Apple Caffè, nel nostro account Twitter Apple Caffè, sempre con due F e senza accenti. E vi ricordo che potete seguirci anche su Instagram, l'account si chiama Apple Caffè Official. Grazie come sempre per la vostra partecipazione e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao.